Ci siamo fatti i promotori di questa iniziativa assieme a importanti operatori portuali, assieme anche alle accademie artistiche di Genova e di Perugia, ed è un tentativo proprio di portare una dimensione estetica all'interno del porto, di far esaltare quell'amore per la bellezza, per l'arte, che è un connotato proprio anche della vita di tutti i giorni, soprattutto in un ambiente affascinante come quello del porto di Genova. Ha tanti significati questa nostra iniziativa, e la speranza poi è che si possa anche utilizzare queste immagini proprio per la nostra promozione, perché ce ne sono veramente di parecchie molto belle e significative, e potremo utilizzarle in futuro proprio per la veicolazione del messaggio del porto di Genova. È un progetto che ha un cuore nel concorso di illustrazione, e poi l'Accademia d'Arte di Perugia, di Genova, l'Istituto Europeo di Design di Milano e Torino hanno lavorato sul tema del concorso con opere fuori concorso. Il risultato finale sono tante illustrazioni che parlano di porto, che in maniera immaginifica, fantastica, però anche dando degli spunti interessanti sul proprio vissuto di porto, 80 immagini che verranno messe a Palazzo San Giorgio dal 15 maggio a fine giugno. E nella parte portuale c'è l'autorità portuale di Genova e l'Associazione Internazionale Città e Porti di Le Havre, che sono due enti patrocinatori, oltre il VTE, che ha sostenuto in modo importante il progetto. Beh, un'iniziativa che alla terza edizione tende a rappresentare un'idea che viene espressa da organizzazione, e ha messo in campo varie espressioni, quasi tutte italiane, tranne qualche autore straniero però residente in Italia, e ci ha dato la possibilità di vedere quante multiformi possibilità ci sono nella rappresentazione di una stessa idea. Dal punto di vista dell'illustrazione è stato un lavoro molto interessante per le ragazze e i ragazzi, perché è servito veramente a far capire loro questa presenza, che è molto importante logicamente a Genova, e non solo, proprio il concetto di base, che appunto è un concetto più dell'anima, il concetto di porto, non è legato esclusivamente al territorio. E poi invece dal punto di vista della comunicazione anche qui è stato altrettanto interessante cercare di capire come si può comunicare al massimo per tre utenti tipo, che sono quelli che vivono in città, quelli che invece vengono per turismo e quelli che invece lavorano nel porto, comunicare questa entità così poliforme che è il porto.